Buonasera, ore 21, in diretta allo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Ieri sosta di campionato per gli impegni della Nazionale, che si è già qualificata ai campionati europei. Oggi è scesa in campo anche l'Under 21, domani altra prestazione per la squadra di Mancini. Ne approfittiamo un po' per fare il punto della situazione, per fare anche un passo a ritroso nel tempo e tra poco capirete perché. Si torna in campo comunque sabato alle ore 15 contro la Spezia, nella prima di due consecutive gare interne. Spezia e Benevento, i prossimi avversari dei biancoazzurri, rinfrancati nel morale dopo la vittoria di Ascoli. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata, i nostri compagni di viaggio. Antonio De Leonardis, buonasera a Totò, riposato anche dopo la sosta di ieri, riposato anche Francesco Di Francesco, buonasera, buonasera Francesco. A tutti, salve. E allora, il motivo di questo passo a ritroso nel tempo, perché in studio abbiamo tre volti molto conosciuti in città che hanno deciso di vivere a Pescara, la squadra dove hanno giocato, dove si sono regalate tante soddisfazioni. Partirei con Vincenzo Lambertini, ex difensore del Pescara. Buonasera Vincenzo, ben ritrovato. Poi abbiamo l'ex portiere del Pescara, Paolo Bordoni. Buonasera Paolo, ben rivisto. E poi un ex più recente, l'ex attaccante del Pescara, perché gioca ancora e sta andando a gonfie vele con la sua squadra, Marco Sansovini. Buonasera Marco. Buonasera. Grazie per aver accettato i nostri inviti e complimenti al Nutalesco, primo in classifica con 6 vittorie consecutive, quindi rispetto agli altri ovviamente sei più giovane e ti puoi ancora permettere di dire che sei un giocatore, no? Sì, sono ancora un giocatore, sarà ancora per poco sicuramente, però ancora sì. Voi vi sentite ancora giocatori? Paolo e Vincenzo, Paolo? Ma giocatore no. Perché no, nell'animo, non fisicamente. Nell'animo sicuramente, penso che ti senti giocatore fino a quando tiri l'ultimo respiro, diciamo. Il calcio penso che sia stato l'80% della nostra vita. Vincenzo Lambertini forse non si sentiva nemmeno da giocatore, giocatore. No, io mi sentivo già dirigente prima. Ah, è vero. Ora ancora di più. Allora, noi abbiamo titolato questa sera Pescara una scelta di vita, perché dopo aver indossato la maglia da Pescara vi siete legati a questa città con ruoli diversi, con motivazioni anche diverse. Ad esempio, tu Vincenzo, perché hai scelto di vivere in questa città? Sei stato 2 anni qui a Pescara. Ho scelto di rimanere a Pescara perché comunque ritengo sia una città bella, vivibile. Poi comunque sia, al di là di tutto, io sono stato 2 anni benissimo qui. Per questo ho scelto di rimanere qui a Pescara e non rinnego la mia scelta, sono felicissimo e sono contento di vivere qui a Pescara. Che poi hai girato anche altre belle città, Brescia, Cagliari, dove hai vinto anche il campionato, quindi è stata una scelta proprio motivata quella di Pescara, no? Motivata, mi sono trovato bene qua, veramente bene, solo questo, non c'erano grandi motivazioni. Il problema è poi io ho sposato una bresciana, quindi ho detto su non ci voglio andare, io sono pugliese, ho detto giù non ci voglio andare, sai che facciamo, fermiamoci a metà strada e stiamo bene. Un uomo del sud, un uomo del centro, nato a Roma, e un uomo del nord come Paolo, nato a Sondrio. Tu sei stato 4-5 anni a Pescara, 4 anni. E poi hai deciso di rimanere perché anche... Ma perché... Per te vale lo stesso discorso? Sì, vale lo stesso discorso, un po' per i figli, perché ormai hanno una certa età, si erano piantati talmente bene qui che anche estrapolarli da questa realtà diventava difficile, però non solo per loro. Mia moglie si è innamorata del mare. Un aneddoto, un anno parlando con mia moglie prima di venire a Pescara, dicevo mi piacerebbe fare un anno in una società di mare, così. E neanche farlo apposta, l'anno dopo sono venuto a Pescara e da allora sono ancora qua. Perciò penso che mi sono trovato più che bene, ma non solo io, ma anche tutta la mia famiglia, quello sicuramente. D'altronde vai ancora al mare, no? Sì, ci siamo incontrati quest'estate, perciò... Salutiamo anche Vincenzo, no? Titolare del tuo stabilimento. Certo. Marco, invece tu 3 volte sei andato via, sei tornato, il richiamo del mare, più tu alla scelta o della famiglia? Io ho fatto per essere sicuro, sono andato e tornato 3 volte. No, è stata una scelta chiaramente condivisa da tutta la famiglia, no? Quando di solito decidono le mogli, quindi nel caso sì, vabbè, normale, volevo far bella figura, però sì. No, è stata condivisa chiaramente tutti quanti
a tutti noi componenti della famiglia, anche alle mie figlie, mia figlia grande soprattutto, è sempre piaciuto stare a Pescara per la qualità della vita, perché abbiamo legato tantissimo con tante persone, perché abbiamo passato comunque fra il momento in cui ho giocato nel Pescara e poi anche quando giocavo nel Teramo, nella Fermana, e quest'anno comunque abitavo a Pescara, perciò abbiamo vissuto circa 8-9 anni, perciò diciamo che casa nostra la sentiamo qui. No, tu hai sicuramente l'esperienza più lunga rispetto agli altri, poi questo rapporto speciale con i tifosi che ti definiscono il sindaco, anche quest'estate c'è stata una scelta, non so se di vita o calcistica, hai rifiutato Chieti, vabbè, poi ognuno ha le sue motivazioni quando si fanno le scelte, però hai vinto anche 2 campionati e quando si vincono i campionati si resta più legati alle piazze. Intanto diamo subito una curiosità, tu conoscevi Paolo Bordoni da tempo, perché? Perché il mister era un grandissimo portiere, vabbè, voi lo conoscete bene, io lo conoscevo da quando avevo circa 12-13 anni, quando giocavo con Lodigiani, il sabato pomeriggio io andavo allo stadio, era gratis, c'era la C1, quella Lodigiani era veramente forte, veramente forte, giocava bene, mi piaceva il calcio e con 2 o 3 amici andavamo. Quindi prima di andare in centro a vedere Bordoni. Sì, sì. Era una grandissima squadra, una grande realtà dove siamo riusciti con Lodigiani a fare gli spareggi per andare in Serie B contro la Salernitana, che allenava Delio Rossi. È stato un periodo. Io ho fatto 6 anni a Lodigiani. Tu hai giocato in poche squadre, vero Paolo? Perché sei stato Piacenza, Lodigiani e Pescara. Atalanta, Piacenza, Lodigiani e Pescara. Atalanta, sei cresciuto nell'Atalanta. Sì, ho fatto 3 anni di riserva a Serie B e 1 anno in A, senza mai esordire. Quindi non sei mai voluto andare al sud? Ma non mi è mai capitata l'occasione, sinceramente, se no non vedo perché. Io non ho nessuna discriminazione, anzi, so che tanti amici che ho al sud sono trovati benissimo. Certo. E qualora doveva succedere ci sarei andato anch'io, sicuramente. Tu invece, Vincenzo, Brescia, Cagliari, Pescara, Pistoiese. Sì, ho avuto la fortuna. A parte Pescara, dove ti sei trovato meglio? Guarda, io senza fare retorica comunque mi sono trovato sempre bene ovunque sia stato. A Brescia hai trovato una moglie, a Cagliari vinto il campionato, però a Pescara hai trovato la casa. Perfetto, vedi? Quindi alla fine hai accontentato tutti. Sì, no, io devo essere sincero, sono stato sempre bene nei posti dove sono stato, però ho sempre legato l'aspetto calcistico a tutto il resto, cioè se mi trovo bene a livello calcistico non avevo difficoltà ad ambientarmi, avevo questo grande spirito di adattamento che mi ha permesso comunque di andare avanti e non avere problemi a cambiare città. Il rammarico che ho è che potevo rimanere qui a Pescara, invece poi non ci sono. Ma dopo parleremo anche delle motivazioni dei divorzi. Anche Marco non ha mai giocato al sud. Sì. Dove? Io ho esordito nel Foggia. E a Manfredonia. Spezia, no, parliamo di grosse piazze. Ah, ok. Si gioca anche in C. Una volta. No, nei campionati professionistici no. Sì, Foggia in C1 e Manfredonia in C1 ho giocato. Okay. Poi una piccola parentesi, ma solo di precampionato e Coppa Italia nel Brindisi in C2. Totò, questi tre ex cosa ti dicono? Perché sono tutti legati a momenti diversi, no? Paolo Bordoni, ecco, è stato battuto da Fiorillo adesso il suo record, perché certo, ha disputato tantissime gare, 127 presenze, correggimi perché ci siamo dovuti. No, lo sapevo pure io, 127. Non iniziare sulla memoria, sapevo, perché ti puoi sbagliare stasera. 97-2001, dai. 97. Lui non sapeva che c'eravate voi stasera, Totò. No, non lo sapevo, no. 97, quindi non si è preparato, ricordo e basta. No. E vedi, bravo. Poi c'è Lambertini e c'è Sansovini, no? Sì. Quindi Lambertini e Bordoni hanno giocato insieme, hanno sfiorato una storica promozione. In Serie A. Però da chi vuoi iniziare nel ricordo? Lambertini, ad esempio, cosa ti dice? No. Lambertini, purtroppo il ricordo che ho, è l'ultimo ricordo che ho di lui, è quando ha fatto gol con la Pistoiese a Bordone, insomma, quindi, perché no, altrimenti sì, a parte quello è proprio l'ultimo ricordo che ho da calciatore, l'ultima volta che l'ho visto giocare, voglio dire.
Però ricordo appunto, hai parlato tu di quella stagione bellissima. Scusami Antonio, perché devo andare, ecco, subito c'è Andrea Costantino che non nemmeno salutato. Andrea, scusami, ma so che oggi hai fatto una ricerca di tante robe. Assolutamente. Quando ti ho detto sì, trovami i gol di Lambertini, mi ha detto scusami, dove stanno i gol di Lambertini? Sei riuscito a ritrovare abbiamo questo? Faticato, no? Abbiamo scovato questo Eurogol segnato allo Stadio degli Olivi di Andria in una partita pareggiata 2-2. Sì, solo questo facciamo rivedere. Purtroppo questo c'era. No, questo comunque è un gol bellissimo. Una traiettoria all'incrocio dei pali, una partita che il Pescara prima vinceva, poi perdeva, alla fine è stata pareggiata per 2-2. A te. Ok Antonio, scusa ti ho interrotto perché parlavamo dei gol di Lambertini, Pistoiese Pescara fece gol lui, no? Sì, fece gol lui, Pescara perse 1-0, credo che fosse Galeone allenatore quell'anno, insomma l'ultimo Galeone che abbiamo avuto a Pescara. Cioè, ricordo intanto, voglio dire, questi tre secondo me rappresentano insomma una filiera lunga che io ricordo di tantissimi calciatori che sono venuti a Pescara e si sono fermati, non hanno un caso. Il primo in assoluto credo che sia stato Cavallito che sì, veniva sì, dalla Juve. Sono tantissimi. Stiamo parlando degli anni 60. Porca miseria, complimenti. È rimasto, ha giocato un anno e mezzo a Pescara, poi si è stabilito a Pescara, voglio dire, più o meno. Perché noi possiamo capire, uno sta 4-5 anni in una città, sì. Ok, ma Vincenzo per esempio 2 anni. Vabbè, però io ho avuto la parentesi di Chieti. Vabbè. Sei andato vicino, certo. No, a parte che li capisco, io sono pescarese, nato a Pescara, però la mia scelta di vita, la mia professione l'ho fatta anch'io, non ho mai lasciato Pescara, nonostante avessi la possibilità di andare spesso a Roma o anche a Milano. È difficile, credo, lasciare Pescara per chi la conosce, insomma, perché è proprio la città accogliente, la città insomma che riesce a vivere, voglio dire, nonostante i cambiamenti eccetera, credo che sia un posto in cui insomma probabilmente anche il tifoso ti dava calore, sì, secondo non me più anche quello anni, ma fino a qualche anno anche, fa anche troppo. Sì, sì, ma nemmeno poi anche no, se Paolo anche troppo calore. Ma no, il fatto è che uno penso si ferma anche in un posto dove prima di tutto si è trovato bene, ma non solo come diceva Lambe a livello calcistico, anche a livello umano, sì. Dove penso la gente ha riconosciuto sia la tua professionalità che il tuo modo di proporti e di relazionarti con l'ambiente che gira attorno a te, e questo penso sia molto importante anche per farti scegliere di magari fermarti a vivere in una certa città, ecco. Quello penso sia una cosa molto importante. No, ma credo che anche la pressione sia diversa rispetto, faccio l'esempio di Marco, che lui insomma da quando lo conosco gira a pescare in bicicletta con le bambine, voglio dire, credo che sia, sì, che sia anche cosa. quello che ti lega, voglio dire, perché se uno ha certi valori, credo che insomma a Pescara. Ecco, tu Marco ti sei mai chiesto perché si è instaurato questo rapporto di amore con la tifoseria, con la città, non solo da parte tua, proprio da parte dei tifosi? Ma sì, me lo sono domandato sinceramente, non lo so, avranno chiamano te, ad esempio non ci chiamano, non so, Zliskovic che è stato un gran giocatore, sì. Cioè qui sono passati no, magari, giocatori magari, molto più quotati, senza andare a togliere no, il no, è vero, è così. E quindi perché tocca a Sansovini l'etichetta di sindaco? Non lo so, sarò stato fortunato. Anche, beh, fortunato anche a far parte di alcuni Pescara che hanno vinto o quantomeno hanno fatto dei campionati importanti, già il mio primo comunque dove sfiorammo i playoff nel 2008 con l'Erda, noi sì. Non facemmo i playoff per un punto di penalizzazione, ma fu un'annata, una cavalcata. Pure per questo gol? Magari anche per quello. Fu un anno, quello 2007-2008, dove ne partimmo e non c'era niente, veramente niente di niente, neanche i cartelloni pubblicitari, niente, solo la squadra, quella poca gente che veniva, perché io mi ricordo la prima partita che sono, in cui sono arrivato, sono andato a vedere la partita con la Lucchese, c'erano 300 persone, era un ambiente surreale, poi arrivammo a fare quasi i playoff, quindi la trascinavamo. L'anno di Lerda, quindi ha ricaricato un po' sì. L'ambiente, sì. No? Poi c'è stata la promozione.
la promozione, poi anche comunque dopo il playoff perso a Bologna, era stata quasi una mezza vittoria, perché a gennaio ancora ti guardavi sotto, cioè, non era sicuro che avresti fatto un campionato di vertice, e invece sei andato, finendo da settimo in classifica, senza perdere una partita di playoff, sei arrivato fino in fondo quasi. E poi c'è l'anno dell'apoteosi, no? L'anno della cavalcata con Zeman. Voi dall'esterno quell'anno, Lambertini e Paolo, adesso vengo da te Ciccio pure per... Sì, mi dà gusto, questa sera è da ascoltare più che... Come hanno valutato quella cavalcata vincente di Zeman, dove Sansovini è stato tra i protagonisti? Eccezionale, non si aspettava altro che la domenica per andare a vedere veramente una partita di calcio, perché era una cosa bellissima, cioè, al di là dell'entusiasmo proprio c'era... proprio si vedeva il piacere di andare a vedere allo stadio una partita. È stato veramente... Paolo, tu seguivi ovviamente quel campionato. Ma certo, è stato un anno penso stupendo, specialmente anche per loro che erano i primi attori, erano i primi a essere convinti, vedere un pubblico così, sapendo poi il calore che c'è a Pescara quando la squadra va bene, quando succedeva tutte queste cose. Paradossalmente, rivedere ora le immagini mi sembra ieri, voglio dire. Sì, sono rimaste proprio... Sì, sono rimaste impresse. Impresse a tutti. A proposito di quell'anno, oggi in città, per la presentazione di un libro, è arrivato l'opinionista di Sky, Paolo Condò, e il nostro Stefano Recanati mi ha fatto proprio un riferimento con Condò su quell'annata. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Parliamo un po' del calcio di oggi, nazionale italiana che con 3 turni di anticipo si qualifica agli europei 2020. Di questa nazionale fanno parte 3 giocatori, Verratti, Insigne e Immobile, che hanno fatto la storia del Pescara. Che giocatori sono e sono dei pilastri per questa nazionale? Beh sì, sono dei pilastri assolutamente. Sono 3 giocatori, Verratti c'è stato rapito praticamente, rapito in fasce. Pensiamo che Verratti non ha giocato una partita in Serie A, dal Pescara in B è andato direttamente in un grande club come il Paris Saint Germain. Aspetto sempre che prima o poi torni in Italia, ovviamente in un grande club, perché mi piacerebbe vederlo misurarsi con il campionato italiano, perché sono sempre stato un suo grande stimatore. Immobile ha segnato quantità di gol impressionanti, Insigne è il leader del Napoli ormai da diverse stagioni. C'è un fattore che è la forza della Juventus nell'ultimo decennio che ha impedito che questi giocatori possano essere vincenti. Possono, per esempio Insigne non ha ancora vinto un campionato, eppure è un giocatore da vittoria in campionato. Però c'è questa anomalia straordinaria di questa Juve piglia tutto. Insigne, spero che al termine della sua carriera possa dire di aver vinto almeno uno scudetto, perché lo merita. Pescara che ha lanciato questi 3 grandi campioni, ecco, potrebbe essere una piazza importante per fare calcio, una fucina di giovani talenti. Beh, naturalmente sì, perché io mi ricordo quella squadra come mi ricordo quella di Galeone, quella dove giocava Allegri, dove giocava Gasperini. Il fatto che Galeone abbia prodotto, aggiungendoci anche Marco Giampaolo, una quantità di allenatori da Serie A, poi da questa zona viene anche Eusebio Di Francesco, insomma è evidente che c'è un humus molto proficuo, molto fertile, ecco. E poi la forza dei club dipende troppo dalle proprietà che sono quelle che poi devono mantenere un club in Serie A. Ecco, lei ha tirato in ballo 2 nomi importanti, Di Francesco e Giampaolo, avventura non troppo positiva in questo avvio di stagione, come mai secondo lei? Di Francesco ha sbagliato la scelta del club nel quale rilanciarsi, probabilmente avrebbe dovuto aspettare ancora un po', però giustamente gli allenatori aspettando troppo temono di uscire dal giro, però la Sampdoria non era un club adeguato al suo spessore di allenatore. Adesso questa Sampdoria, poi ci fosse una Sampdoria diversa, altro che, è un club storico del nostro calcio. Giampaolo si è trovato al centro di un
fortunale, l'ennesimo fortunale del Milan, avrebbe avuto bisogno di tempo maggiore. Io ero convinto che la vittoria in casa del Genoa glielo potesse procurare. Ha commesso degli errori, indubbiamente, soprattutto nella gestione di un club come il Milan, che è un club diverso dagli altri, perché è un grande club che perde da troppi anni e quindi ha un'urgenza differente, ed è successo quello che è successo. Allora, partiamo da Verratti. Marco, inizio da te. Rapito in fascia, ha ragione Condò quando dice è stato un peccato non vederlo mai nel campionato di Serie A in Italia. Sicuramente, per me il più forte giocatore italiano e anche degli ultimi anni. È veramente un peccato non averlo mai visto in Serie A. È una libidine per gli occhi, secondo me, Marco, per qualsiasi tifoso che sia da... Ma quando giocavi con lui ti aspettavi questo exploit? Io lo metto nei fuori classe. Ci sono i bravi, i forti, i fortissimi, i campioni, però Marco è fuori classe. Secondo me lui è fuori classe. Già in quell'anno prevedevi una carriera prima ricca di giochi? Beh, prima o poi ci sarebbe arrivato. Senti, forza. Insigne Immobile ha ragione Condò quando dice Insigne probabilmente non vincerà mai nulla. Ma probabilmente non è detto, dai. Quello no, non è detto, anche se la Juventus sta, come ha detto Condò, sta prendendo tutto quanto, no? Prende tutto quanto lei, e non è sicuramente un caso. E Lorenzo adesso è diventato comunque un giocatore di primissima fascia, quindi sicuramente lo meriterebbe, però magari... Chissà, magari andando all'estero lo vince da un'altra parte. Io non so se è stato fatto apposta dai tecnici, ti hanno fatto sedere dietro un pannello dove ci sei tu, che abbracci Immobile, abbracci Insigne, chi delle camere ci può andare, c'è Verratti di lato, e comunque per Pescara è stata una vetrina speciale, ce ne sono stati tanti altri di campioni, ma questi tre rappresentano ovviamente il top, no? Paolo. Ma sicuramente. Come dice anche quando tanti altri hanno fatto gli allenatori, hanno giocato. Ma sono tre giocatori che stanno facendo la storia del calcio italiano. Verratti all'estero e Insigne Immobile in Italia, sicuramente. E sono partiti facendo un ottimo campionato qua e da qui sono riusciti a fare quello che stanno facendo. Secondo me hanno ancora tanto da dimostrare e da far vedere. Vincenzo, prima... sono legati a un anno particolare, un anno trionfale. Quell'anno diceva bene però chi Lambertini. Si aspettava che tutti e sì, tre andassero in però erano momento. Già facevano parte già di una squadra che diceva bene Lambertini, prima andavi al campo e ti divertivi. Certo. Per esempio, tornando a Sansovini, secondo me già amato prima, però quello che ha dimostrato Sansovini l'anno con Zeman ha confermato di essere un grandissimo professionista e un uomo con la U maiuscola, perché ha giocato sempre in un modo. Zeman gli chiese di fare spazio a Maniero prima e Immobile dopo e giocare in un ruolo completamente diverso. Nelle trasmissioni parliamo di quel giocatore che si deve adattare, come fece Sansovini sì, quell'anno. Ma perché, no? Ma perché quello è, ma tu pensa, lì è stato a più merito del giocatore. Esatto, per quello ho detto è stato amato ancora di più, perché grande professionista e grande uomo. Tu immagina tutti i centravanti che ci sono adesso in Italia, prendine due così a piacere. Se fossero capaci di fare poi di giocare in un ruolo completamente diverso e di fare quello che ha fatto Sansovini. Come ti convince Zeman a credere in quella nuova posizione in campo? Ma non c'avevo alternative, quindi non è facile, correggetemi, avete giocato ad alti livelli. Per me è stato difficilissimo, appunto, perché io non è stato apprezzato ancora di più. Io interpretavo quel ruolo alla mia maniera, chiaramente, come potevo pensare io. Invece il mister voleva tutt'altro, sia in fase difensiva che in fase offensiva, e andavo male. C'è stata anche un'amichevole a Città Sant'Angelo, dove io mi ricordo presi... Ah, io pure me lo ricordo. Non è vero. È vero. Io toccai un pallone, al 40° lo persi, basta, finita la mia partita, e ho detto, no, io me ne devo andare, perché tanto... E poi che è successo? E poi ho detto, ma
Cioè, mister Zeman ha valorizzato tutti gli attaccanti che ha avuto. Ora nella storia dovrò essere l'unico che... No. Allora, resettiamo e ascolto ed eseguo. Anche se lì per lì non ci credo, ascolto ed eseguo. La svolta bene. Quando c'è stata? Lì, quella partita lì. Io a Città Sant'Angelo non c'ero, non sapevo di questo, però dal di fuori era più che evidente che era... È stato tutto merito suo, è stata la sua bravura, il suo carattere, la sua forza. Questo discorso di Sansovini impiegato sulla fascia destra, tu c'eri a Città Sant'Angelo, quindi... No, io con l'amichevole poi ci parlai proprio dopo la partita, era abbastanza nero. Cioè, lui, è stato più bravo effetti... lui, più bravo Zeman, un po' tutti e due. Ma secondo me l'anomalia è lui, è Sansovini, perché Sansovini nel senso che lui... E l'attacco ha giocato in tutti i ruoli, quindi quando venne a pescare la prima volta fece la prima punta con l'Erde, non l'aveva mai fatto, era una seconda punta, e quindi soprattutto credo che sia il merito suo, insomma, che è abbastanza anomalo, perché di solito l'attaccante è etichettato quello centrale, quello, lui ha saputo giocare bene, anzi benissimo, in tutti i ruoli che gli sono stati chiesti. È ovvio che c'entra soprattutto la sua adattabilità, il fatto... E per tornare a Verratti... A volte ho parlato di lui come di un professore di come attaccante, come un professore, uno che andrebbe studiato per come lui si pone in campo. No, ma l'ho detto e sono convinto di farlo. Ma perché, lo sa anche lui. Per tornare a Verratti, Insigne Immobile. La sua carriera è quella, lo dice chiaramente. Dovunque è andato, dovunque, certo. Qualsiasi ruolo ad attacco abbia dovuto coprire, lo fa, perché in effetti ha dei movimenti che altri non hanno, come devo dire. Sono delle doti. A esaltare quei tre, poi è stato il fatto che sono diventati subito prime donne, prime scelte anche in Serie A. Tra l'altro Verratti al Paris Saint-Germain non è che era andato a una squadra di seconda fascia, di primissima fascia. Voi vi ricordate, io mi ricordo quando Zeman andava al Foggia, famoso Foggia, avanti c'era Signori, Baiano e Rambaudi. Lo riportiamo ai nostri anni, Sansovini, Insigne, Immobile. Sì. Cioè, ma anche l'anno prima quando stava a Foggia. E ha fatto bene Insigne e di loro. Sì, Sau. No, ma Sau anche allora Signori non erano esterni. Infatti ha detto bene lui. Ha detto bene lui quando ha fatto la riflessione Sansovini. Porca miseria, questo valorizza tutti, sì, tutti gli attaccanti. Sau che carriera ha fatto? Quell'anno a Foggia sembrava... Sì. Un'era di Dio, ha fatto una carriera buona, ma niente di non è livelli di, esatto, ai massimi livelli. E giustamente aveva ragione Sansovini, ma come con Zeman tutti gli attaccanti rendono la carriera di Sau? Allora la mia io che faccio? Com'è? Avrà fatto Sau ha fatto una gran carriera, se no io che l'avevo fatto. A livello di com'è che carriera fa? Perché Sau ha giocato pure in Serie A per tanti anni? Mi era sfuggito anche nazionale, anche Farias stava a Foggia, pure lui ha fatto la Serie A. Vabbè, com'è che ha giocato? Tu hai vinto pure i campionati, no? A chi ti riferisci? All'Albertina, a Cagliari, non di campionato. Ha fatto una riflessione, sì. E appunto, quindi? Quella riflessione che hai fatto in macchina oggi, la vuoi ripetere, perché è interessante. Oh, no? Perché no? Cioè lui in pratica era un bel fluidificante, no? Paolo, sì. Conferma. Già lo so dove andate a parare, immagino. Cosa vera, non ho mai trovato un allenatore che faceva giocare a 3, quindi a 5. E non si usava allora. Solo spingere. Ti saresti trovato meglio, secondo te? Può essere un grande rammarico, perché comunque alla fine mi hanno sempre etichettato come un giocatore più abile nella fase offensiva che difensiva. Però puntualmente ho sempre giocato con la difesa a 4. E a pagare i danni era Paolo Bordoni. Quell'anno no. Magari io invece dico, per fortuna ho giocato i tempi, perché se dovessi giocare adesso un portiere non mi farebbe giocare perché ero troppo basso. Perciò. Troppo basso. No? Ma sì, io dico che ci sono anni. È ovvio che quando si parla del vostro periodo ci sono momenti belli, momenti brutti. Il momento più alto è stato quello della mancata promozione in Serie A per un solo punto, no? La partita con la Regina, però lì avevate proprio il calore del pubblico, sì, peccato sì, per come è andata a finire, ecco le immagini, però lì siete arrivati. Lì ha aiutato molto Mauro Esposito. Quanti gol fece quell'anno? Tanti. 13 gol più 15 più 6-7 rigori procurati, insomma. Quello è stato l'anno più bello. Un anno, anche se è finito più bello. Anche se è finito, anche se è finito come è finito, secondo me è stato un anno esaltante. Anche se secondo me noi abbiamo perso il campionato a Francavilla.
quando si infortunò Angelo Terracini, è vero, che per noi era diventato l'uomo più importante, che era, ma oltre a essere un giocatore era un uomo squadra, era tutto in quel periodo lì, un momento che andava talmente forte che... Queste sono le immagini, Andrea, proprio di Pescara Resina, sì. No? Sì. Una partita che, come vediamo dalle immagini, il Pescara a tratti dominò, specie nel primo tempo, fino all'episodio un po' cruciale, probabilmente ci stiamo per arrivare, il rigore fallito da Michele Gelsi, questo è il calcio di rigore che si procurò Pasquale Luiso, che poi va ad esultare proprio per aver conquistato il rigore, poi la conclusione al lato di Gelsi. Poi nel secondo tempo sarebbe arrivato un altro episodio che segnò quella partita, cioè lo sfortunato autogol di Cannarsa su un cross che non aveva alcun pericolo. Ecco qui l'autogol di Cannarsa, un cross che Paolo Bordoni avrebbe sicuramente abbrancato e invece quella deviazione di Cannarsa ma lo per ricordare spiazzò. Bene, col pareggio cosa sarebbe successo? Il pareggio andava bene, il pareggio andava bene perché risultati... la regia rimaneva sotto. Sì. No. E quindi l'ultima partita a Torino, Torino non poteva perdere, non poteva, certo. La domenica dopo andammo a vincere a Lecce 1-0. Ah, bravo, con il Lecce. Dimmi, no, volevo solo chiedere, curiosità, ma l'hai chiamata tu la palla? Sì. Ah, certo, questo cioè, detto sempre, sempre stato quel dialogo, ma dicono che l'hanno sentito anche... Credo che già negli spogliatoi Cannarsa mise l'errore, quindi... No, no, giusto per ricordarlo, so, perché... ma il pallone è rotondo. Per addolcire la pillola che secondo me... Ti ricordi, Marco? Non ti ricordo, l'avrei saputo, per un solo punto quell'anno non si andò in campionato. No, che poi l'ultima partita era praticamente combinata, quindi... No, non c'era il playoff. Per addolcire la pillola ancora oggi a Gelsi, visto che di rigori sbagliati ne ha parlato nei giorni scorsi Baggio, che ogni tanto dice che ancora ripensa a quel rigore a Pasadena, sbagliano anche i grandi, insomma, Baggio, Baresi, Maradona, Ronaldo, quindi. Io dico che le persone al di fuori parlano, dicono, ma dovrebbero vivere quelle situazioni lì in campo. Chi perde un mondiale perché sbaglia un rigore, chi non va in Serie A per un mezzo autorete. Baggio si è emozionato. Cioè si passa dal... Si è ancora emozionato. Per fortuna che giorno. Michele ha reagito bene, infatti sì, continua a vivere in questa città. No, certo, no, però io dico, certe volte quando vediamo le finali di Coppa dei Campioni, c'è chi vince e sembra chi tutto perde. Facile. Cioè, te hai vinto, sei all'apice, te che hai perso... Sei lì. Basta un episodio. Noi quella sera lì, due ore negli spogliatoi così. Cioè, però, che si pensa? Ma tutti. che si pensa? Ma poi dipende anche dal carattere. No? Carattere di ognuno, sì, certo, magari c'è quelli che magari ha fatto la doccia, è andato via, non gli fregava niente. Però sono momenti che uno deve vivere per poter dire cosa si pensa. Perché. Difficile, no, probabilmente ancora non avevamo metabolizzato tutto, sul momento non metabolizzi, dopo ancora, con dopo pensi e tutto, quindi c'avevamo la possibilità ancora di fare, però secondo me la bellezza del Torino, calcio noi sono avevamo, queste cose. Pescara vincere a Lecce e il Torino doveva Pescara vince a Lecce, sì, la settimana il Pescara avrebbe dovuto vincere e il Torino non vincere in casa con addirittura con la regina, non mi ricordo con chi. Vincenzo, tu sei andato via l'anno dopo? L'anno dopo sono rimasto qui quando c'era Galeone. Con Galeone. E l'anno successivo? L'anno successivo sono andato via. Ecco, prima Condò parlava del calcio di Zema, il calcio di Galeone. Galeone sapete bene che è stato tra gli artefici della rinascita del calcio pescarese. Ha lanciato tanti allenatori, poi ci legheremo anche al discorso di Francesco e di Giampaolo. Cosa vi ha dato Galeone, anche se quell'anno non si è concluso nel migliore dei modi? Cosa ha dato? A me niente, obiettivamente, anche perché... Non ti vedeva bene? Non so, a oggi non so ancora la mia esclusione dalla squadra dopo 20 partite consecutive, quindi per me non è... Totò, tu ti ricordi questo fatto che giocò 20 partite consecutive e poi non giocò più? Sì. Vedi che non te le ricordi? Come no, me lo ricordo io. Ah, te le ricordo. Che sì, che la memoria... Una cosa che mi fece... Che è successo secondo te? Ah, non lo so, da oggi non mi piacerebbe saperlo. Ah, anche perché non. Poi io sono molto obiettivo, dico, se la squadra va bene e uno entra al posto mio, perfetto, ci sta, gioca uno che è più bravo di me, la squadra va bene. Ma la squadra andava male, io stavo fuori, non se ne è curato nulla. L'apoteosi l'ho raggiunta quando una partita ha fatto giocare Galeotto, terzino sinistro, io in panchina. Questa è stata l'apoteosi.
Quindi mi sembra di capire che i rapporti non sono buoni. Ma io non posso dire il contrario. A me non mi ha dato nulla, obiettivamente. Ricordo io, nemmeno dire. Con Galeota avevo un ottimo rapporto. E io parlo con Galeota, lui o Galeone? No, Galeone. Ah, Galeone. Non è uno, comunque, almeno sul piano professionale. Non si può andare d'accordo. Poi è stato una non è d'accordo, come, credo come scelta tecnica. Cioè, vedere bene tutti, non d'accordo. Paolo, tu invece che rapporto hai avuto? Dicevano a Pescara che il portiere era un'option per Galeone, no? Lui lo diceva. Lo diceva lui, però io mi ricordo che in tante partite non parlava mai, non diceva mai tanto, però quando uscivi bastava che ti dava una pacca sulle spalle per capire cosa pensava di te, e quello mi è sempre rimasto molto dentro. Io mi sono meravigliato invece di Galeone il primo giorno di ritiro, dove abbiamo fatto una partita, ha messo le squadre, giochiamo così, 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 ha fatto quattro linee sulla lavagna, noi abbiamo fatto la prima partita, andavamo tre, cioè come se avessimo sempre giocato assieme. Quindi la semplicità. Semplicità, ho detto, dovevamo già. Invece con gli altri, con De Canio, tu sei stato pure l'anno di vice di Buffoni, giusto? Sì, sì. Ma io devo dire la verità che sono sempre andato d'accordo con tutti gli allenatori che ho avuto, sinceramente, anche perché mi sembrava, cioè sono uno che ha sempre dato il massimo in campo, fuori, e ho sempre, diciamo, remato dalla parte giusta in tutte le squadre. Sai che non mi ricordavo di questa storia di Lambertini? Sinceramente, mica ti avrei invitato. Non me la ricordavo neanche io. Scherzo, ci mancherebbe. È un discorso. Mi ricordavo che giocavi sempre, quindi. Anch'io mi ricordavo che giocavo sempre. pensa che ho fatto 60 partite consecutive qua a Pescara. Dopo gli hai fatto gol Pistoia. Pistoia Pescara. Sì. Hai indicato la panchina quando hai fatto gol. Anche. Sì? succede, ogni tanto succede. Senti Marco, tu ovviamente sei andato d'accordo con tutti, oppure c'hai qualche. Sassolino. No. Tanto non abbastanza, ci sento, sì, no, abbastanza con tutti quanti, con qualcuno sicuramente mi ci sono preso un po' meno, senza scatenare chissà cosa, però è normale, insomma, in un arco di una carriera non si può andare d'accordo con tutti. Nulla perché ma certo, sempre alla fine mi sembra si rimane sempre nell'ambito della civiltà del rispetto. Portiere magari ho la fortuna di giocare sempre, perché due invece magari giocare fuori c'è più concorrenza. Magari si salta un po'. No, forse ci sarà rimasto male perché non ha avuto una motivazione, non ha mai saputo. No, è difficile che non abbia una motivazione. Se non ti faceva la squadra navigava o avesse navigato in acque o avesse fatto un gran campionato, avrei detto va bene, ormai è passato. Non abbiamo fatto male, perché io mi ricordo l'anno che io sono andato a giocare a Fermo che mi sono fatto male. Eravamo a tre punti dall'Atalanta, cioè, domenica dopo giocavamo in casa con l'Atalanta. Era un bel attacco, Rossi, Cucoi, Zanini. C'era anche Giampaolo. Fermo sul 3-0, sì. Domenica dopo ho giocato Prea in porta, mi ricordo. Abbiamo perso in casa con l'Atalanta, che quando l'avessimo vinto eravamo terzi, eravamo in zona promozione. Senti Marco, la storia tua ovviamente è più lunga, tre volte a Pescara, la parentesi Lerda, poi la promozione, poi sei ritornato con Baroni, la terza e ultima volta. L'ultima volta con Baroni, sì. Cioè, quanti gol hai fatto, mamma mia? Tanti, 16, 31, 6, giusto? Sui 54. Più, dovrebbero 56. 56. Vabbè, scusate, giusto. Momento più difficile a Pescara qual è stato? Momento più difficile, ma sicuramente l'ultimo periodo di Cucureddu, perché noi eravamo una squadra costruita per, non dico stravincere, perché poi c'era anche il Verona che era quasi al pari, no, non al pari nostro, ma quasi al pari nostro, e noi dovevamo. Cucureddu però ti faceva giocare, sì. Cucureddu, ecco, sì, trovato. Mi faceva giocare. Abbiamo trovato uno poco simpatico. Non è simpatia. E io ce l'ho avuto anche a Grosseto. È vero. Cucureddu. Infatti poi sono andato a Manfredonia. È vero. Quello è stato il momento più difficile, perché comunque sia noi e soprattutto la piazza si aspettava sicuramente altro. E, dopo la sconfitta con la Cavese in casa, noi eravamo addirittura, se non sbaglio, usciti dai playoff, ed era una cosa impensabile. E poi fortunatamente arrivò Mister Di Francesco, che
ha cambiato un po' la storia anche di Pescara, perché era un anno molto delicato quello, no, assolutamente, gli impegni finanziari della società al di là di tutti gli altri campionati. Io credo che la svolta principale l'abbia data la vittoria della Serie C. Totò, stavi chiedendo qualcosa a Marco oppure? No, cioè voglio dire, quell'anno era stata costruita una squadra con l'arco, cioè è molto pesante il bilancio del Pescara che veniva appunto da questo fallimento, e secondo me se non si andava in B quell'anno si rischiava un altro fallimento, perché in effetti erano state fatte cose, anche tu sei stato il colpo di mercato, Sansovini, insomma pagato abbastanza caro, voglio dire, come merità, nel senso, come no, pagano anche momento, tanto il cartellino, il Grosseto, il cartellino, certo, non quindi per... ci guadagnò Camille, insomma, in questa sì. Come spesso succede, no, lui fu purtroppo di chiusura del mercato, che insomma De Cecco si impose, volle prendere anche lui, che in effetti fu una scelta eccezionale, almeno anche per la piazza, nel senso, e quindi proprio le attese erano esagerate, probabilmente l'allenatore non era all'altezza di quelle ambizioni, insomma, almeno per quello che dimostrò in quei mesi, e l'arrivo di Francesco in effetti ha cambiato molte cose. Tra poco parleremo, come diceva Condò, anche di Francesco, di quello che è successo tra Di Francesco e Giampaolo. Andiamo in pubblicità, torneremo in studio tra 3 minuti. Da giovedì 3 ottobre ritorna allo Svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro, Tempur Simmons Dors Alfa Lomo, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre, Notti d'Oro conviene. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Torniamo in diretta, sono le 21.46 minuti. Prima Paolo Condò parlava proprio del destino di due allenatori abruzzesi, Giampaolo e Di Francesco. Siete d'accordo con le valutazioni fatte? Di Francesco forse ha sbagliato la scelta di andare al Sampdoria, certo col senno del poi, Marco? Sì, bisogna vedere anche cosa gli hanno promesso a Di Francesco. Magari un mercato diverso da quello che poi è stato. Probabilmente il mister ha anche sicuramente fatto dei suoi errori, perché poi ci sta anche quello, nessuno è perfetto. Quando poi si passa da una grandissima annata e si cambia l'allenatore, ci può anche stare che ci sia qualche vedova che rimpianga quello precedente, diciamo. Invece di Marco Giampaolo, non so, che voglio la conferma, stava con voi, stava... Allora. Aveva un altro ruolo, però. No, per me Giampaolo è quasi un fratello, perché io ci ho giocato 4 anni insieme. Quindi ho un'amicizia che dura più di 25 anni. Dove avete giocato? Licata e Siracusa. Ah, Licata e Siracusa. Non ti dico che sono stato 3 settimane fa a trovarlo. E sono veramente amareggiato e dispiaciuto per quello che gli è successo. Il problema, se può essere un problema, chiaramente stiamo a parlare di gente al top. Noi non potremmo neanche stare qui a parlare, visto che facciamo un livello superiore e meritato. Esatto. Lui secondo me è troppo integralista, quindi rimane sempre fedele a quelle che sono le sue idee, e probabilmente al Milan non gli hanno permesso di metterle in atto. Ecco, prima di proseguire con Paolo Bordoni, mi dicono dalla regia che abbiamo in diretta telefonica un ex biancoazzurro che non so da dove ci sta seguendo, ma vuole salutare due ex compagni di squadra. Parliamo di Giacobbo. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene, carico? Sì, sì, come va? Tutto bene, voi come state? Massimiliano, tutto bene, qui Paolo Bordoni e Lambertini hanno i capelli bianchi. Tu pensavi che Lambertini non le avesse i capelli bianchi? Anche lui ha i capelli bianchi. No, sto vedendo, Paolo ha i capelli bianchi, ma Lambert è ancora... Tutti originari. Massimiliano, come stai? Intanto dove ti trovi? Sono abbastanza del grado in questo momento, mi sono ritrasferito in Italia. Quando hai rivisto Lambertini e Paolo Bordoni? I ricordi di Pescara sono allora, sempre vivi, no? Pescara è indimenticabile per me e per la mia famiglia. Ma questa sera è stato un amico che abbiamo in comune, Mauro Andrilli, che mi ha detto: guarda, in trasmissione che ci stai, quindi un'opportunità per salutare e ritornare un po' ai vecchi tempi. Con molto piacere, per resto. Grazie, Max. Grazie, Max. E il calcio per Giacobbo cos'è oggi? Soltanto divertimento? Neanche quello, è un ricordo lontano e mi porto dentro con tanto amore, perché ho passato i momenti veramente splendidi a Pescara con delle persone veramente speciali, e mia figlia è una delle mie figlie nata a Pescara, quindi per me Pescara rimarrà sempre nel cuore. Quindi ti ricordi anche di Totò De Leonardis, il baffo, il giornalista che ti metteva sempre 4 in pagella? Sì. No, ricordo, ma lo saluto con tanto affetto anche lui, non c'è problema. Ciao, grazie Massimiliano. Massimiliano, quando tornerai a trovarci in città? Ma io sono stato a Pescara poco tempo fa, sinceramente, perché sono stato con degli amici e ho fatto qualche giorno a Pescara, perché sinceramente il legame è talmente forte e ci sarà... veramente per tutta la vita, quindi Pescara ci ritorno sempre con molto, molto piacere. Ti vuole chiedere una cosa Lambertini? No, vuole dire grazie per avermi chiamato. Sì. veramente all'anno durante la trasmissione mi stanno inviando dei messaggi, però non mi risponde. C'è il telefono spento. No, ci sono arrivati i messaggi, Lambe. Sì, ma hanno chiesto il numero, ho spoilerato il numero, capito? Tu eri molto amico anche di Max Allegri, l'hai sentito più? No, con Max sinceramente non più, dopo comunque le strade si sono separate, lui ha fatto una grandissima carriera, io sinceramente sono fuori dall'Italia, sono entrato dopo 10 anni, quindi le strade sono un po' divise. Va bene, Massimiliano, grazie per questo contributo, grazie per il saluto. Grazie che a voi, un abbraccio importante ai nostri ospiti, speriamo di rivederci in questa città, grazie.
Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Questo è un altro tipo un po' strano, Paolo. Però bel giocatore. Un bel giocatore, un ragazzo molto anche un po' particolare, un po'. Però un bravissimo ragazzo, quello sì è un buon giocatore. Magari è arrivato in un momento dove si pensava fosse più di quello che poteva essere lui. Magari sopravvalutato. No, sopravvalutato. Magari si aspettavano da lui qualcosa di più e lui. Dimmi, Vincenzo. Può essere la causa del mio problema. Sì? Sì, perché lui. Ma perché noi l'abbiamo chiesto? Vabbè, no. Perché lui è arrivato qui come centrocampista. Poi Galeone lo spostò dietro. Centrale e mi si è Zanutta a fare il terzino sinistro al posto mio. Grazie Max. E ti chiama ancora? Sì, no, vabbè, ma io sono passato avanti. Cioè. L'altro centrale era Gregorio, no? Chion. Gregorio. Marco, il tuo momento più bello, facile dire quello della promozione con Zeman, o più quello del gol a Verona? Beh, no, quello della promozione in Serie A, quello sicuramente. È talmente importante che va messo sicuramente al primo posto, poi tanti altri momenti li porto nel cuore sicuramente. Guarda, però quello lì. Voglia ricordare. No, ma al di là del gol. Sì, no, vabbè, ma al di là dei gol. Bellissimo. Sì. Anche quello lì è un bellissimo ricordo. Si capiva se era entrato o meno la palla. No, io forse ero l'unico che l'avevo capito, perché dalla mia angolatura, chiaramente dalla mia angolazione, io l'avevo visto quella palla. Io l'avevo capito in radio cronaca, non era facile perché non era strillato, quindi. Sì, perché ha preso il pallo interno ed è uscita. Questo è quel gol, questo è Gubbio. Questo è Gubbio. Altra partita questo difficile da sbloccare, vero? Questo è uno dei più gol più importanti di quella stagione, fu. Francesco, per chiudere la parentesi, poi parliamo pure del presente, sennò facciamo gli anziani. Guarda lì la curva. No, dimmi di Francesco e Giampaolo. Di Francesco, intanto la squadra detta di tutti. Ha sbagliato la scelta? Non lo so se ha sbagliato la scelta, come dice Condò, che indubbiamente vive quella realtà più di noi. Tutti quanti dicono che la Sampdoria come squadra era nettamente inferiore a quella dello scorso anno, non me li ricordo tutti i giocatori ceduti. E Giampaolo, faccio mie le parole di Condò, a quei livelli la società è di un'importanza estrema. Il Milan attualmente, sarà perché siamo stati abituati a 20-25 anni con Berlusconi, quindi sapevi chi era il presidente, chi era l'amministratore delegato, chi comandava e chi non comandava. Paga anche questo, paga che la prima scelta del Milan era Sensi per il centrocampo, il primo giocatore richiesto da Giampaolo. Sei d'accordo con Vincenzo, un po' integralista? Quello lo è, però se gli dai tempo, un integralista con il Milan, è vero che il Milan è una società, la Sampdoria è un'altra, però oggi il Milan non può pensare, dice noi abbiamo vinto. Poi sono 10 anni che non vinci, quindi sei una squadra di un'altra fascia e quindi devi dare a un allenatore il tempo di poter fare quello che ha fatto negli ultimi 2 anni a Empoli e alla Sampdoria. Oggi come oggi la differenza non è abissale tra Empoli, Sampdoria e Milan, perché il Milan ci ha vinto, sì, sono 10 anni adesso che non vince più, quindi sei un'altra realtà. Fanno parte di una carriera di un allenatore questi, chiamiamoli, passi falsi, come per un calciatore. Ah, guarda, per quanto riguarda Eusebio, io credo che comunque lui abbia pagato, soprattutto, sicuramente la scelta vista oggi è stata una scelta sbagliata, però lui abbia pagato perché il suo arrivo ha coinciso pure con la famosa cordata Vialli, sì, che ha un po' destabilizzato l'ambiente, perché per 2 mesi, 3 mesi si è parlato di questo cambio, addirittura il presidente Ferrero non poteva nemmeno andare allo stadio, era sotto scorta, sì, sì. Quindi ha pagato questa situazione di una squadra che comunque era stata anche indebolita rispetto a quella di Giampaolo, dell'anno prima. E per quanto riguarda Giampaolo, è vero, integralista, ma è anche vero che anche con la Sampdoria l'anno prima, le prime 6 partite, aveva 2 punti. Insomma. 2 pareggi, 4 sconfitte. Sì, esattamente. Lo hanno detto. È un allenatore. Ma perché la vita di Allegri, Max lo dice tante volte. Sì. Le prime 5 partite con il Cagliari. Sì, sì, giocava bene, però certo, erano 5 sconfitte. Soprattutto però Nicellino ebbe. Però come hai detto tu, è una società che non è più quella di Berlusconi. Ma sì, ma il Milan adesso che è ancora alla ricerca della sua identità, cioè il fatto di affidarsi a queste vecchie glorie che sicuramente
sicuramente capiscono di calcio, però c'è molta confusione. Sì, un conto è capire anche di calcio, una campagna un conto è capire di calcio, allunghiamoci sul Milan, su Giampaolo velocemente, aver vissuto il calcio negli ultimi anni, gli ultimi 5 anni, Maldini dove stava? Stava a Miami a curare i suoi interessi e viveva a Miami e a Milano. Boban, ossia le caratteristiche dei giocatori, se domandavano all'amico dell'amico dell'amico, perché altrimenti loro non è che poi il momento in cui devi rifondare, in effetti hai bisogno soprattutto dell'unità anche della società. Noi ci parliamo di Allegri, ve l'aspettavate una carriera del genere, Lambertini e Paolo che ci hanno giocato insieme? Sì. Che secondo me era già un allenatore in campo, poi un ragazzo troppo intelligente per non riuscire a fare la strada che ha fatto, secondo me. Vincenzo, sei d'accordo? Sì, assolutamente. Sì, no. Marco, c'è qualche... Io ho avuto gli stessi rapporti, lo stesso rapporto che ho vissuto con Allegri l'ho vissuto con Giampaolo, quindi già al tempo loro erano giocatori, erano già allenatori in campo. Quindi, hai qualche giocatore tu, Marco, che pensi possa diventare un grande allenatore di quelli che hai avuto come compagni di squadra? Ma non lo so, non c'erano dei grandissimi personaggi che in quel momento pensavo che potessero diventare allenatori, non lo so, ci ha provato Anania, ma non gli è andata bene. Ora come ora sinceramente non lo so, faccio l'imbocca. Può darsi che usciranno, non è che ogni squadra deve tirar fuori qualche allenatore. Certo. Allora andiamo in pubblicità e poi parleremo del presente di questo campionato di Serie B, a tra poco.
22-3 minuti, ultima mezz'ora di trasmissione. Torniamo da Andrea Costantini in regia, perché ci sono gli impegni della nazionale, delle nazionali. Andrea, ci sono alcuni biancazzurri. Sì. Sì, sono tre i convocati in nazionale. Bettella, dopo aver giocato in Under 20 nel pareggio 2-2 tra Italia e Inghilterra, è stato poi convocato per l'assenza di Marchizza in Under 21 ed è sceso in campo negli ultimi minuti della gara che gli azzurrini di Nicolato hanno vinto in Armenia con un po' di sofferenza, 1-0 a rete di Scamacca. Bettella ha giocato gli ultimi minuti in una difesa a tre varata da Nicolato. È in campo in questo momento l'Albania, ovviamente nazionale maggiore, qualificazioni all'europeo. Albania che sta vincendo 3-0 in Moldavia. Memushai, che ha giocato la gara precedente contro la Turchia, in questo momento è in panchina e non è entrato fino a questo momento. Domani pomeriggio alle ore 19 toccherà Svante Ingelsson, che giocherà contro il Lussemburgo con la sua Svezia, sempre under 21. Ingelsson, che ha giocato 79 minuti nella gara precedente vinta dalla Svezia contro l'Islanda per 5-0. Oggi invece ripresa degli allenamenti al Poggio per i biancazzurri, chiaramente senza i nazionali, senza i lungo De Genti, fuori causa ancora Crecco per una lesione distrattiva di primo grado, starà fuori ancora per diversi giorni. Mancava Castanos, che non ancora recupera da un problema al piede e oggi non si è allenato per niente, dunque è difficile possa essere a disposizione per la gara contro lo Spezia. Non si è allenato neanche Matteo Ciofani per uno stato febbrile. Tutti gli altri a disposizione, tra questi anche Palmiero, che da 10 giorni si allena regolarmente in gruppo. A te. Bene, dopo ci darei notizie anche sullo Spezia, prossimo avversario del Pescara. Intanto, dopo la marcord fatto con i nostri ospiti, parliamo del presente. Sansovini va ancora in campo, 39 anni, con il Notaresco primo in classifica, 6 vittorie consecutive, una bella realtà che ti sta dando ancora grandi soddisfazioni. Te l'aspettavi alla vigilia di arrivare a questo livello come squadra, ovviamente? No, devo essere sincero, no. Una buona squadra, siamo una buona squadra, non pensavo alla settima di essere primo in classifica con 6 vittorie consecutive, però ci siamo e quando fai un filotto del genere non è mai per caso, sicuramente, perciò sappiamo, conosciamo i nostri limiti e quello è, credo che sia la nostra forza. Quindi manteniamo la testa sul campo. Ti diverti ancora, Marco? Mi diverto, sì, mi diverto. Se non mi divertissi più lascerei stare, farei qualcos'altro sicuramente. Per fare calcio prima di tutto ti devi divertire. Paolo, perché sorride? No, stavo vedendo il gol che ha fatto, io la partita. Il solito gol di Sansovini. Dopo l'addio al calcio invece Paolo e Vincenzo avete avuto delle esperienze con i giovani soprattutto. Paolo? Ma io sì, ho fatto parecchi anni in Angolana, dove ho allenato i ragazzi, i giovani. È sempre stato un mio crucio quello di allenare i ragazzi, perché mi ricordo anche quando Marco veniva a vedermi giocare a 12 anni, giocavo con dei ragazzini di 16-17 anni, che non sapevano cos'era a 12 anni, ma sapevano cos'era la Lazio e la Roma, perché erano tutti di Roma, penso, come lui. E poi, fino diciamo all'anno scorso, ho lavorato anche con Paolo Lacchini, che adesso a Pineto. Però non ho mai abbandonato il calcio, quello sì. Quindi, soprattutto con i giovani ti piace? Ma specialmente con i ragazzi, sì. Ci danno grandi soddisfazioni, anche se diventa sempre più difficile, perché anche il mondo giovanile è diventato un mondo dove è difficile lavorare, dove ci sono mille problemi, mille situazioni. A volte ci sono i genitori. I genitori sono, diciamo, il problema più grosso sono i genitori, esatto. Poi dopo si risolvono gli altri, ecco, quello sì. Però anche tu, Vincenzo, hai avuto esperienze con il settore giovanile? Sì, sono stato 7 anni qui a Pescara nel settore giovanile. Però devo essere sincero, probabilmente perché non ho avuto possibilità, credo di non essere portato per fare l'allenatore. In questo momento non mi piace. Probabilmente perché non ho mai avuto la possibilità di allenare, ho allenato sempre i giovanissimi, i sordienti, quindi cioè, ti vedi è una categoria in cui non è che puoi metterci tanto del tuo, sono ancora bambini, probabilmente per quello non mi sono appassionato a provare. E ti vedi in un altro ruolo? Mi vedo sicuramente in un altro ruolo, mi piace molto lo scouting, non lo so, mi piace un ruolo vicino alla squadra, ma probabilmente allenare no. Marco, tu non stai pensando al futuro, vivi il presente. Sì, vivo il presente, però è normale che
Secondo me, ci penso, dai. Vivi in attesa di giocare fino a 40 anni. Perché una A giugno faccio 40, perciò. Sì. Allora, faccio a giugno. Ormai è fatta, allora ormai. Alla mia età, Ugo. Stessa età. Siamo tutti e due dell'80. Lui ha già deciso che smetterà, però. Tu no. Io vado anno per anno, ripeto, finché mi diverto vado avanti, però. Può essere che questo sia l'ultimo, poi dipende anche dalle occasioni che ti si presentano. Se vinci il campionato. Da come ti senti? Se vinco il campionato continuo, se lo riesco mi tiene. Totò, di Sansovini che mi dici? No, intanto io lo sto aspettando che smetta, perché da diversi anni mi ha promesso che verrà a giocare a basket con i miei amici, perché lui viene dal basket, quindi insomma. Non si direbbe, vista dall'altezza. No, giocando. Quindi penso che ci verrà, spero magari fra un paio d'anni, e che io ci sia ancora. Poi, certo. Di Sansovini, che te devo dire? È una storia un po' particolare la sua a Pescara. Ma lui ha legato immediatamente quell'anno, l'anno di Lerda, è stato da lì che nasce Sansovini. No, poi comincia a diventare sindaco nelle ultime promozioni. Quindi. Sì, sì. No, tieni conto, voglio dire, per lui parla lui col notaresco, ha segnato il gol numero 166, voglio dire, in carriera, o no? Sì, lo so dici io. Tu ci credi. Per cui un attaccante che segna tanto, è ovvio che lascia. Più di un difensore, credo, perché lascia molti ricordi. Magari giusto il portiere può essere alla pari, perché sono quelli i ruoli che impressionano soprattutto i tifosi, no? Quindi portiere e attaccante. Marco ha fatto una carriera eccezionale, ma soprattutto la sua longevità è incredibile, perché io me lo ricordo, il fisico è sempre quello della prima volta che l'abbiamo visto, almeno da vederlo da fuori, ma anche quello che fa, insomma, l'ultima volta l'abbiamo vista adesso, è un'altra prodezza, voglio dire, da prodezza da attaccante, che non è una novità per lui, cioè è una cosa quasi naturale, insomma. Per cui c'è, spendere altre parole su Marco è superfluo, perché parlano proprio, quello della sua carriera parla da solo, non solo perché l'ha fatta a Pescara, ma anche altrove, insomma. Senti, del Pescara quanto e come lo seguite, Vincenzo? Quest'anno abbastanza. Anche perché ho conosciuto personalmente Zauri, quindi ho seguito abbastanza quest'anno. Che impressione ti ha fatto Zauri? Siamo ancora in un momento interlocutorio, voglio dire, partito con un determinato modo di giocare, ora c'è stata questa inversione di marcia, e quindi non possiamo dire ancora, voglio dire, non possiamo ancora giudicarlo, sì, ancora non possiamo giudicarlo, anche perché non sappiamo se ha impostato il nuovo modo di giocare, se un suo pensiero, o dovuto al fatto che in quel momento bisognava serrare le fila e quindi portare pare a che casa con lo Spezia risultato. Confermi lo stesso modulo. Sì. Con forza più propositiva probabilmente. Sì, lui i ragazzi li vede ogni giorno, quindi saprà meglio di tutti quanti cosa fare per far rendere meglio la squadra. Se in questo momento pensa che in quel modo può rendere meglio, perché no? Paolo, ovviamente a te devo chiedere un parere su Fiorillo, che ha battuto il tuo record. Ma, lo conosci, non so se le... Sì, no, lo conosco molto bene, anzi siamo anche incontrati un paio di volte, ma è un portiere... Un altro che si è legato molto alla maglia e alla città. Ah sì, è uno che è molto legato alla maglia, molto legato alla squadra, è uno che soffre per la squadra e sta facendo molto bene, come d'altronde secondo me a un'età dove ormai ha maturato, diciamo, tutti i punti di vista come portiere e anche come immagine della squadra. E quello è molto importante, la squadra ha fiducia in lui e trasmette la domanda a Paolo. Sì. Questa fiducia, diciamo, tutto il reparto, tutta la squadra, quello sì. No, te la fare una domanda, Paolo. Siccome si parla sempre di questo modello Atalanta, spesso dicono dobbiamo copiare l'Atalanta, cioè il settore giovanile, tu hai cominciato lì con l'Atalanta, cioè credo che la distanza sia abissale, cioè per queste cose. L'Atalanta era organizzato in questo modo già quando c'eri tu, insomma, più o meno. Ma, sì, con gli impianti, con gli impianti, con sì, adesso si parla dell'82, perciò sono passati un po' di anni. Sì, voglio dire, però. Però, ecco, secondo me il segreto dell'Atalanta e anche dei settori giovanili importanti è che a guidare questi settori giovanili
se allenare questi ragazzi ci sono allenatori importanti. Importante, esatto. Allenatori bravi, allenatori professionisti, dove vengono anche, diciamo, remunerati per quello che fanno. E questo penso sia una delle cose più importanti, perché sono tutti capaci di dire faccio l'allenatore, settore giovanile, sì, sì, però alla fine se non hai i tecnici bravi, ma non parlo solo di primavera o allievi, sì, parlo proprio di, basso, diciamo, di base, di esordienti e di primi anni giovanissimi, lì devi avere gli allenatori veramente bravi. E l'Atalanta, sotto questo punto di vista, penso sia la società più importante d'Italia, e si vede tutti i ragazzi che riesce a togliere, e poi anche il fatto che ci credono, e crederci vuol dire tanto. Crederci al 100% questi ragazzi, perché quando escono la situazione dell'Atalanta già vengono bloccati con un piccolo contratto, però come sono, l'Atalanta vive sui ragazzi che vende, li vende a tanti soldi perché sono bravi e perché sono stati creati bene, perché sono preparati, sono preparati bene. Bravi. Paolo, come mai non si è mai creata la possibilità di lavorare con il Pescara? Ma non si è mai creata perché non c'è mai stato un tête à tête proprio sicuro. E poi io, ecco, come detto adesso, io sono convinto che bisogna mettere in mano i ragazzi e le persone capaci, e per essere capaci bisogna anche magari dire non so, vengo tre anni, se in tre anni non ti tiro fuori nessuno sono io primo a andarmene via, però non ci siamo mai seduti a fare un discorso del genere. Però io, come ti ho detto, non ho mai cercato, perché sapevano dov'ero e se volevano mi chiamavano, sinceramente. Francesco, gli fa la domanda. Una domanda a Lambertini. Abbiamo capito chi è l'allenatore con il quale ha legato, guardate che eleganza, ha legato di meno. E quello che mentre è quello con il quale ha legato di più è che ricordi con maggiore trasporto, ecco. Ma torniamo. Vabbè, ne hai avuti tanti, capito? Sì. Vabbè, ma c'erai 10 secondi per pensare. No, io guarda, ho sempre rispettato la figura dell'allenatore. È chiaro, il mio maestro è stato Sonzogni. Voglio dire, Sonzogni. Per me è stato un Sonzogni ai tempi del Siracusa. Poi allenatori bravi ne ho avuti parecchi, se non ultimo Ventura, che reputo un grande allenatore. Al di là di quello che ha fatto Ventura in nazionale. Cagliari. Vabbè, per Ventura parla la carriera, che è andato male, certo. Con la nazionale ci può stare, insomma. No. Ma lei non mi sta manco simpatico, no? No, ma poi con l'allenatore, con l'allenatore si instaura un rapporto importante. Se vedi che l'allenatore in te crede, allora tu quando vedi che l'allenatore crede in te, sei disposto a buttarti nel fuoco per l'allenatore. Io questo rapporto l'ho avuto con Sonzogni, perché io non potrò mai scordare. E quello di Siracusa andava tra la Serie C, Serie B, andava per la maggiore, era uno dei. Dopo Sacchi è stato un grande insegnante di calcio a quei tempi. Poi lui aveva un carattere tutto suo, e infatti ha fatto anche una carriera inferiore a quella che erano le sue qualità per quel tempo, parliamo di 20 anni fa, 15 anni fa. Io non potrò mai scordare Sonzogni, perché racconto questo aneddoto giusto per far sorridere tutti. Non potrò mai scordare il giorno in cui mi ha detto che dopo Maldini il terzino più forte d'Italia ero io. Parliamo del 1994. Cioè, io per quell'allenatore avrei dato tutto, voglio dire. Però è sincero. Cioè, quindi per me lui, altri sono stati molto, molto bravi. Ventura non una persona. Un mestierante, un grande allenatore. Poi ho avuto tanti altri. Marco, tu a parte di Francesco e Zeman, con i quali hai vinto il campionato qui, chi ricordi con particolare attenzione tra gli allenatori? Ma io ho avuto un ottimo rapporto per esempio con Aglietti, che ho avuto a Novara, e con mister Serena, che ho avuto a Spezia, e ma tanti, sinceramente, tanti, ho avuto tanti bravi allenatori, sono stato fortunato in quello, anche nel settore giovanile, soprattutto nel settore giovanile, perché io mi leggo a quello che dice mister Bordoni, bisogna dare la possibilità di viverci agli allenatori per poter aggiornarsi, per poter migliorarsi e dare la possibilità di far crescere i ragazzi e tirar fuori qualche allenatore, perché se si fa
solamente così come un doppio lavoro, non dico nelle squadre professionistiche, però anche nelle squadre dilettantistiche, non è facile fare questo mestiere. E domande flash e risposte flash, è cambiata calcisticamente Pescara rispetto ai tempi vostri? Inizio prima da Paolo e Vincenzo, poi arriva Marco. Paolo. Ma a livello di entusiasmo, di... Ma dipende sempre dai risultati, perché certo. Dall'annata, perché è cambiata, non penso, perché come il Pescara va un po' bene, i tifosi tornano allo stadio, come va un po' male non ci vanno. Io ho vissuto le contestazioni a Siviglia, l'anno che giocavamo noi, poi le contestazioni agli altri presidenti che ci sono stati, mo contestano anche Sebastiani, che sì. gli ha portato in Serie A, gli ha fatto vedere calcio e tutto. Perciò, come penso in tutte le piazze, i risultati ti portano tifo, ti portano tutto. Specialmente a Pescara ci vuole poco per accendere il fuoco qua. Chiaramente parliamo di almeno sempre riferito agli anni in cui sono stato io, è cambiato, perché è cambiato proprio la generazione del tifoso. È cambiato anche un po' il calcio. È cambiato, no? Il calcio, ci sono molte più restrizioni, quindi comunque la pay TV e quant'altro, che insomma ha portato un po' a raffreddare quello che è il rapporto tra tifoso e squadra, perché comunque il rapporto è sempre caloroso, però quell'avvicinamento che c'era prima lo vedo un po' meno, insomma. Marco? Ma io diciamo che quello che ho vissuto io è più recente. Beh sì, però sinceramente dal primissimo Pescara, quindi ti parlo del 2007-2008, ad ora sono passati 12 anni, sono cambiate tante cose, ma anche nella vita. Certo. La banalità dei social, dello smartphone, quindi cambia la generazione, i ragazzi sono sempre meno interessati. E a me quello che non mi è mai piaciuto nel calcio, io da una parte lo capisco, no? Perché magari uno cerca di vedere sempre il meglio, cerca di vedere anche giustamente le squadre che vincono, però non ho mai capito come si possano tifare due squadre. Cioè io non, è una cosa che non ho mai capito, perciò non capisco come un ragazzo, una ragazza di Pescara o di qualsiasi altra città medio-piccola, che comunque ha la squadra in Serie B, anche Serie C, oppure Serie B, Serie A, come fa il Pescara, come fa a non seguire solamente il Pescara se ha la passione per il calcio. Poi puoi seguire il calcio, giustamente, vedere le partite, ma il trasporto che può avere la squadra della tua città, non capisco come non si possa non avere. Tu sei tifoso? Della Roma. Della Roma. Tu, Vincenzo? Io non sono mai stato tifoso. Eccolo là. Piccolo. Ma piccolo juventino, perché al sud tutti juventini. Certo. Vai, perché vinceva i bambini adesso, 5, 6, 7 anni. No, io mi nipoti, 5 anni e mezzo. Se non hai la squadra tua che sta tra B e A. Tra l'altro. Lì Giuseppe. Paolo? Ma io sono sempre stato, per mia disgrazia, interista. Perciò. Ho vissuto dentro le... No, volevo dire una cosa, che secondo me è cambiato anche molto il rapporto che c'è fra tifosi e giocatori in questo periodo. Noi secondo me avevamo un altro rapporto con i tifosi, Ramon, non dico più vicini, però sì, ci si parlava di più. Quello che ha detto prima, il calcio società è cambiato, sì, ma tutti i livelli. Lui dice giocatore. Proprio dicevo calcio, per calcio intendo, però un'arma a doppio taglio. Giocatori era sì, un'arma a doppio taglio, però era più genuino il discorso. D'altronde si parla cioè, Marco, questo rapporto l'ha vissuto così, molto stretto con la tifoseria. Ma anche perché anche nei momenti difficili, il fatto di parlare col tifoso già di più, anche il tifoso si sentiva, non dico più partecipe, però riusciva anche a capire certe dinamiche che magari adesso non si capisco. Un rapporto diverso anche con la stampa. Un po' con tutto, non dico più familiare, però c'è anche di rispetto reciproco, più vero, più trasparente, più vicino. Più trasparente, sicuramente. Anche quello sì. Sabato c'è Pescara Spezia, è un ex Marco dello Spezia, ricordiamo pure lo scherzetto, no? Ci facesti con lo Spezia, una partita dura per il Pescara, anche se lo Spezia è reduce da 3 sconfitte consecutive, era partita con grande ambizione, un allenatore quotato italiano lo scorso anno al Trapani. Che novità abbiamo sullo Spezia, Andrea, per la formazione?
Beh, intanto oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti anche per lo Spezia. Diciamo subito che non ci sarà Marchizza, che ha riportato una lesione distrattiva di primo grado al semitendinoso della coscia sinistra, infortunio occorso in nazionale Under 21, a causa del quale poi Bettella è stato convocato a sua volta in Under 21. Invece oggi si sono allenati per quasi tutta la durata della seduta Erlich e un altro difensore, Ricci, che potrebbe dunque far parte del match, anche se sempre nella seduta di oggi non hanno preso parte alla partitella finale, dunque hanno fatto la parte tattica, non la partitella finale, Erlich e Capradossi. Invece hanno svolto terapia e palestra a Campora e Galabinov, dunque su questi ultimi due bisognerà valutare il decorso della loro condizione clinica nel corso della settimana. Invece Marchizza non ci sarà sicuramente. A te. Tu, Marco, sei stato bene anche alla Spezia. Sì. Una società che è ambiziosa, però ogni anno non riesce a trovare lo spunto decisivo. Partita con delle ambizioni clamorose quando c'ero io. Già dall'anno della Serie C. Ultimamente è ridimensionato. Rispetto a quando c'ero io, ha ridimensionato parecchio e paradossalmente anche ha ottenuto risultati migliori rispetto a quando c'eravamo noi. Le aspettative sulla nostra squadra, direi giustamente, erano altissime, purtroppo diciamo che noi abbiamo fallito. Questa Serie B come la inquadrate, Vincenzo? È il solito campionato dove alla griglia di partenza ci sono una decina di squadre che puntano a vincere il campionato, o perlomeno sono... Allora dimmi quale può essere la sorpresa, non tra le favorite ovviamente. Oddio, la sorpresa può essere... Fino a qualche settimana fa il Pisa era in buona posizione. Ma io credo sempre nel Cittadella, voglio dire, Cittadella. Perché comunque alla fine lavora bene, i risultati li danno, almeno negli ultimi anni hanno sempre dato ragione. Una sorpresa può anche essere la Salernitana, volendo, che non è partita con grandi ambizioni, però sta lì. Salernitana, a proposito di Ventura, no? Salernitana arriva perché c'è l'allenatore bravo. Secondo te, Paolo, una squadra da non sottovalutare? Ma secondo me quest'anno è molto molto più riparato il campionato. Non c'è una corazzata. Potrebbe esserci, ma secondo me nella seconda parte del campionato. La Serie B è un campionato che si gioca principalmente negli ultimi due mesi. E negli ultimi due mesi chi ne ha di più riesce magari a scavallare anche quegli altri, anche se magari non era favorito, diciamo. Tu, Marco, che previsione fai per le sorprese, per le favorite? Una squadra che sta già abbastanza su, io dico lentella perché è senza pressione, c'è una grandissima proprietà. Un'altra mia ex squadra che conosco bene proprio come proprietà, che è seria, sana e molto forte. E ambiziosa è il giusto e non mette particolari pressioni, quindi questo aspetto può essere importante alla fine. E poi tornando a Zauri, nell'ultimo decennio l'allenatore che ha fatto più punti dopo Zeman, quando vinse il campionato, e Pillon dello scorso anno. Una media punti alla stessa giornata superiore anche all'anno della promozione di Oddo, quindi molte negatività. Tutta da vedere. Sì, tutta da vedere. Molte negatività, alla fine della classifica. Certo. Basta poco per raddrizzare. No, io a proposito di sorprese, credo che la sorpresa vera sia il Crotone. Perché all'inizio del campionato il Crotone veniva da una stagione fallimentare, perché sì, era indicata come la favorita, poi ha cambiato due allenatori, ha ripreso Stroppa alla fine, quindi credo che quest'anno nessuno ci credesse. In questo momento la vera sorpresa è il Crotone, anche per come gioca, insomma, perché la partita che ha fatto a Pescara l'ha ripetuta anche altre volte, quindi insomma è una squadra a mio avviso che può andare fino in fondo. Pescara Spezia e Pescara Benevento, due partite diverse ma ugualmente due partite diverse possono delineare un po' il cammino. Se riesci a fare almeno 4 punti, sì. Se dai continuità anche sul piano del gioco, di una maggiore aggressività vista ad Ascoli, di un maggior ordine tattico. Sotto questo aspetto io ho fiducia in Zauri, perché mi dicono che lavora molto ovviamente sul piano tattico. Poi la partita con il Benevento è da 1x2, perché il Benevento è forse a oggi, secondo me, insieme a, per quello che si è visto sin qui,
al Perugia, al Crotone, la squadra più in salute. Allora, siamo in chiusura. Lambertini aspetta una chiamata per qualsiasi ruolo, tranne allenatore. Se sì, chiama sì, con allenatore non va. Collaboratore già va bene. Collaboratore. Paolo aspetta con serenità. No, facciamo in fretta. Sennò... non dipende da noi, se dobbiamo chiamarti noi ti chiamiamo. Però Paolo è più sereno perché ha qualche anno in più, quindi è sempre disponibile. E Marco aspetta di vincere un altro campionato. Piano, se no domani vado. Io aspetto la domenica prossima. Dove andate? Siamo da noi a Notaresco. Quindi vivete la giornata. Ma noi viviamo la giornata. E poi a fine anno deciderai. Vedremo. Ai tifosi del Pescara cosa dice il sindaco? No, che sindaco? No, no, votate. Votatemi. No, li saluto con grande affetto. Vota Marco. E di stare sempre tranquilli e equilibrati, perché un po' quello sì, quello è l'importante, quello è molto importante. Andrea, possiamo chiudere qui? Non ci sono aggiornamenti sulla partita dell'Albania? No, sempre 0-3 al momento. Memusciai non è entrato, siamo ormai ai minuti finali, ma la gara è in discesa per la nazionale guidata dal CT Edireia. Non ci sono particolarità da dare. Sta andando bene Reia, Totò, una sola cosa, una particolarità, visto che insomma se ne è parlato in questi giorni: 700° gol di Cristiano Ronaldo, benché il suo Portogallo stia perdendo in Ucraina. E poi, visto che sta giocando una ex squadra di Lambertini, girone A di Serie C, la Pistoiese sta perdendo 2-1 il derby con il Pontedera. A te. Ti dispiace un po' per la Pistoiese? No. No, sei proprio, grazie a Vincenzo Lambertini, in bocca al lupo per il tuo futuro calcistico. Grazie, grazie a Marco Sansovini, grazie a voi per questo campionato, grazie a Paolo Bordoni, grazie, spero di vederti presto, grazie a Francesco Totò, Leonardo. Ringrazio Andrea Costantini in regia. Da lunedì prossimo torneremo nel nostro tradizionale appuntamento più tecnico sulla partita del Pescara. Pescara che è stata una scelta di vita per questi amici che sono stati qui in studio. Ringrazio Loris Bennato, la GT Fotovide Stefano Recanati e in ultimo Maurizio Dagui in regia. Grazie per averci scelto.